Val di Chiana Retina, terra etrusca, nei millenni fu zona di passaggio strategica per i commerci. In epoca etrusca costituì inoltre il punto di snodo tra l'Etruria meridionale marittima, Roma, e l'Etruria settentrionale. La valle era caratterizzata dalla presenza di una densa rete di direttrici viarie. Il suo sistema di scali fluviali rappresentò un elemento determinante della Val di Chiana in epoca etrusca, poiché era tutta navigabile. Qui abitanti e attività economiche avevano facile accesso agli scambi commerciali, così la Val di Chiana non rimase mai isolata e arretrata. Si servivano molto delle Tevere e della Val di Chiana, che era tutta canalizzata, e anche le città dalla parte del Monte Cetona, anche le città di Enrico e Chiusi, eccetera, Monte Pulciano, città che hanno goduto di questa via importante, via d'acqua, per trasportare, perché le vie di terra c'erano, erano quelle delle pecore, delle transumanze, che diciamo la direzione di queste strade era dall'Appennino al mare, trasversali. Invece c'erano queste vie longitudinali che erano la via dei Monti dei Chianti, c'è questo allineamento di monti che divide i Chianti, diciamo, dalla Chiana. E lì c'era un grande via vai fin dalla preistoria, no? Che collegava, diciamo, Bologna, Gonfienti e con Roma. Nella Val di Chiana Retina, la città di Cortona, tra l'VIII e il VII secolo a.C., divenne un'importante lucumonia etrusca, molto potente grazie proprio alla sua posizione strategica che permetteva un ampio controllo dei territori. Queste città si arricchirono molto con questa comunicazione stagionale fra mare e interno, fra mare e interno, quindi a Cortona arrivarono molto presto le influenze delle coste dell'Asia Minore, no? Per esempio, se uno va a vedere le tombe di Cortona, vede queste influenze, sembra essere nell'Oriente, insomma, voglio dire, perché c'erano delle maestranze che venivano di là, questi che si arricchivano con le pecore e con l'agricoltura, potevano permettersi il lusso di chiamare delle maestranze dall'Oriente per costruire queste tombe, per dipingere le tombe di Tarquinia, per esempio, e anche Sarteano, eccetera. Ci sono delle tombe con dei dipinti che si ispirano molto alle tecniche della Lidia, dell'Asia Minore, insomma. Per cui erano città in collegamento proprio tramite il mare con l'Oriente. Si vede questa forte influenza orientale. La ricchezza anche di Cortona e di queste città qui dalla parte del Monte Cetona era anche che nella Val di Chiana, oltre ad esserci le canalizzazioni per i trasporti, c'erano anche delle piante, dei grandi granai, erano dei grandi granai naturalmente, e poi anche le viti per il vino, e c'era anche la produzione di vino che veniva esportata naturalmente in tutto il Mediterraneo occidentale. Qui furono costruite proprio dagli Etruschi le imponenti mura che circondano la città, le tombe a tumulo nobiliari ritrovate in località Il Sodo con il monumentale altare funerario adornato di sfingi. Esempio unico in Italia che segnala gli scambi con l'Oriente Mediterraneo. A Cortona dicono che era la più antica città etrusca, alcune leggende, no? Dicono così. Perché ci sono delle mura gigantesche, delle mura megalitiche proprio, no? Le porte d'ingresso che rimangono sono di maestose, immense, enormi. Il parco archeologico di Cortona comprende il primo tumulo del Sodo, una tomba risalente al VI secolo a.C. e scoperta nel 1909. È costituita da una serie di ambienti a camera disposti ai lati del corridoio centrale. Qui è scritto anche il nome dei defunti, un uomo e una donna, marito e moglie, coniugi uniti anche nell'eternità. Questo è il secondo tumulo del Sodo che sorge colossale su un monumentale tamburo. Ospita due tombe, la prima risalente al VI secolo a.C., messa in luce nel 1928, la seconda individuata nel 1992.
Sul lato opposto si trova un monumentale podio-altare a carattere funerario con una gradinata con ante costruite da blocchi scolpiti con la raffigurazione di lotta fra due guerrieri armati di pugnale che tentano di colpire le fiere che li stanno stritolando. Sono le grandi tombe che c'è nella piana di Cortona, sono tombe enormi, grandissime, che si trovano anche nell'Oriente, queste tombe di anche 100 metri di diametro, con diverse camere interne, no? E lo stile di queste tombe, insomma, con la scalinata, le sfinge, richiama molto l'Oriente, no? Quindi c'è una forte influenza orientale a Cortona che veniva lungo il Tevere e la Val di Chiana, che era tutto un sistema di navigazione interno che immediatamente... Poi c'è una tradizione anche storica di Cortona e il legame con l'Oriente, insomma, che come la città si riteneva la città più antica d'Etruria. I ricchi corredi funebri ritrovati in queste tombe sono custoditi al MAEC, Museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona. I bronzi, le ceramiche e gli splendidi gioielli. I materiali di queste sepolture evidenziano la ricchezza, il potere e la raffinatezza culturale delle famiglie principesche a cui appartenevano. Al MAEC si può ammirare anche la Tabula Cortonensis, una lamina bronzea con una delle più lunghe iscrizioni in lingua etrusca, e il meraviglioso lampadario etrusco. Val di Chiana Senese, terra etrusca, in una delle più belle zone della Toscana meridionale, dove a dominare la valle è il Monte Cetona, si trova Sarteano. Le tracce di un passato etrusco sono quelle che più hanno segnato il territorio. Nella necropoli etrusca delle Pianacce, indagata a partire dagli anni 2000 dal Museo Civico Archeologico e dal Gruppo Archeologico Etruria, sono state fatte una serie di straordinarie scoperte. Tra gli olivi e le dolci colline, con una vista mozzafiato, è stata ritrovata nel 2003 l'eccezionale tomba della Quadriga Infernale. Scavata nel travertino, ha di unico le pitture dei colori vivacissimi risalenti al IV secolo a.C. All'interno della tomba ci si sente proiettati indietro nel tempo, un demone dai capelli rossi, dal volto inquietante, occhi infernali. È il Caronte Etrusco, il demone che traghettava le anime e guida una quadriga trainata da due leoni e due grifoni. Una nuvola nera lo avvolge. Sotto un fregio di delfini che si gettano tra le onde marine. Un tuffo che simboleggia il passaggio tra la vita e la morte. Al di là di una nicchia appaiono due figure maschili distese sul letto. Sono i due defunti che partecipano al banchetto nell'Ade. Forse sono padre e figlio, visto il gesto d'affetto. Accanto a loro il servitore che tiene in mano un colino per filtrare il vino. Poi di lato al sarcofago un serpente barbuto a tre teste, mostro che popolava il mondo dell'oltretomba nell'immaginario funerario etrusco dell'epoca, così come l'ippocampo che compare nella parete di fondo. Il sarcofago è in alabastro e il defunto è rappresentato appoggiato a due cuscini. Nella necropoli delle Pianacce, accanto alla tomba della Quadriga Infernale, vi sono altre tombe sempre scavate nel travertino e questo mostra la ricchezza delle famiglie insediate nel territorio di Sarteano. Sovrastante questo nucleo funebre di grande particolarità è la struttura del podio altare venuto alla luce nel 2007. Era un'area sacra destinata alle cerimonie funebri in onore dei defunti delle famiglie che seppellivano nelle tombe sottostanti tra la fine del IV e del III secolo a.C. I corredi funebri trovati nella necropoli delle Pianacce e nel territorio circostante sono custoditi nel Museo Civico Archeologico di Sarteano. Il corredo dei defunti documenta la ricchezza di queste famiglie aristocratiche etrusche della Val di Chiana.